L'invito di guardare al futuro senza paura fa da sfondo al tema della festa dei santi patroni Faustino e Giovita, patroni della città e della diocesi. Guardando al nostro contesto storico, emerge un quadro disarmante, anche se, letto in prospettiva storica, non appare come qualcosa di inedito. Giovedì 9 febbraio, il cardinal Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, ha tenuto la Lectio Magistralis a Palazzo Loggia sul tema della speranza. Soprattutto per avere una vera cultura della speranza, una vera umanità, un vero umanesimo. Non conformiamoci allo spirito dei tempi, ma piuttosto abbiamo sensibilità ai segni dei tempi. È un'altra cosa questa. Ecco, dobbiamo continuare a sperare nell'umanità. L'uomo supera infinitamente l'uomo. La necessità, cioè, che dentro, anche se è soltanto una scintilla, dobbiamo sempre scommettere che è possibile farla diventare fiamma. Se c'è un seme, è possibile impedire che la vita di una persona sia solo come una clessidra fatta di granelli di sabbia, ma che la vita, le ore, abbiano a passare come seme che può fecondarsi. Per procedere lungo il difficile crinale che porta a cogliere i segni di speranza, in un tempo che induce al pessimismo, Ravasi ha tratto ispirazione dalla proposta di San Benedetto. Ci si lamenta, noi preti ci lamentiamo spesso che ormai le chiese sono deserte, che siamo minoranza, qualche volta anzi minorità, ed è un dato di fatto, che sconcerta, che qualche volta fa venire nostalgia ai tempi in cui, quando parlavamo, la folla ci seguiva. Queste forme, non dimentichiamo mai che il cristianesimo è nato come minoranza assoluta all'interno dell'impero, una realtà veramente esile, ma con una energia e con una... Bisogna avere coraggio per sperare.